A Galbiate, su campo neutro, va in scena la terz'ultima di seconda categoria, girone V. A contendersi il posto le prime due della classe, l'Erbese capolista e il Molteno a soli meno 4 punti. All'Erbese basterebbe un pareggio per arrivare quasi matematicamente in testa alla fine del campionato, mentre Molteno vuole i 3 punti per poi sperare in un aggancio finale nelle ultime due partite. Sono fuori i padroni di casa con questo gran tiro di Caldirola e la palla che però non finisce in rete. Al 12esimo Simone Chiappa, servito da questo grande assist, la difesa del Molteno un po' scoperta, fa 1-0 e l'Erbese è subito in vantaggio. Non si fa attendere la replica del Molteno con un difensore, Daniele Conti, che arriva dalle retrovie, colpisce di testa su corner, fa 1-1, palla al centro. Al 22esimo, sugli sviluppi di una punizione, ci prova ancora il Molteno con scarsi risultati. Al 25esimo prova a scuotere i suoi ancora Caldirola con questo tiro cross dalla sinistra che impensierisce il portiere. Al 32esimo Felice Marco Conti fa partire questo gran destro di esterno dalla distanza. Al 35esimo si rifanno vivi gli ospiti con questa bella azione di Baba Sanogo, va via da solo e poi però sparacchia a lato. Nella ripresa partono fortissimo gli uomini di Bonfanti, infatti all'11esimo è Balzaretti che con questo altro colpo di testa fa 2-1 e va a esultare al centro. Al 15esimo c'è tempo anche per un'illusione ottica che sembra dare un gol al Molteno, invece rimane tutto fermo sul 2-1. Al 20esimo gli uomini di casa devono ringraziare anche Ivan Frigerio, l'estremo difensore che compie questo miracolo. Un minuto più tardi ancora il Molteno con Pozzi che ci prova con questo destro che non va. Al 39esimo insidioso Wahid Rohdi con neo entrato con questo destro che va a impensierire Frigerio, ma non basta. Allo scadere, siamo al quinto minuto di recupero, all'occasione per chiuderla del tutto Martorella che prima si libera bene e poi spreca così davanti al portiere. Finisce comunque 2-1, 3 punti per il Molteno che si getta alla caccia dell'Erbese in testa alla classifica. Eccoci qua con Riccardo Balzaretti, autore del gol vittoria, uno dei gol più pesanti e forse addirittura della tua carriera. Sì, è stato bel gol pesante, niente, sono contento per la squadra, per il risultato finale più che altro. È stata una vittoria di squadra, però quel tocco decisivo, raccontaci le tue emozioni di quegli istanti. E cosa ti posso dire? Emozione fortissima, più che altro al momento meno uno, peccato per aver buttato via un po' di punti prima, sennò probabilmente eravamo davanti. Sì, dopo il girone di andata alla grande avete avuto un po' un calo, poi vi siete ripresi, adesso siete lì a meno uno, ci credete alla vetta? Manca sempre due partite, loro possiamo dire che una l'hanno già vinta contro l'ultima in classifica già retrocessa. Noi abbiamo altre due battaglie, speriamo di mangiucchiargli un altro punto, un punticino almeno ancora. Siamo qui col capitano Mauro Conti, un'altra grande partita, il simbolo forse di questa squadra che con la forza è riuscita a strappare questi 3 punti che pesano come il piombo, vero? E oggi vittoria importantissima, abbiamo giocato bene, abbiamo preparato la partita benissimo, anche per tutto il gruppo, siamo un gran gruppo, adesso abbiamo ancora due partite, vedremo come andrà, però il nostro obiettivo di oggi l'abbiamo superato, era battere la capolista, adesso siamo a meno un punto e speriamo che ci vada bene, adesso noi andiamo a Grosio, loro hanno il cammino forse un po' più facile, però noi ci crediamo, adesso siamo a un punto, due partite, ci possiamo ancora credere. Tornando alla partita, siete andati sotto all'inizio, sembrava difficile poterla ribaltare. Alla fine del primo tempo cosa vi siete detti guardandovi in faccia? Eh sì, allora, primo tempo abbiamo giocato bene, però siamo andati sotto purtroppo su un mio errore.
Fortunatamente siamo riusciti a recuperare subito nel primo tempo, andare 1-1 con un gran bel gol di testa, e poi il secondo tempo noi abbiamo spinto perché allora il pareggio non andava bene, abbiamo cercato di vincere, abbiamo trovato il gol del 2-1, e bene o male siamo contenti tutti e adesso vediamo. Comunque complimenti a tutti i ragazzi, complimenti allo staff, complimenti alla società, adesso ci giochiamo queste due ultime due partite. Siamo qui con Giuseppe Molteni, vice del mister. Come l'ha vista oggi la partita? L'ho vista, indipendentemente dal risultato, una squadra più preparata a livello fisico, preparata mentalmente per conseguire questo obiettivo che sinceramente sul campo abbiamo meritato. Abbiamo messo qualcosa in più dell'Erbese, cioè nonostante l'Erbese è una grandissima squadra, probabilmente vincerà il campionato perché ha un organico superiore al nostro, ma oggi noi abbiamo messo qualcosa in più che ha fatto la differenza. Sì, l'organico, qualcosa in più adesso non conta più tanto perché mancano solo due partite, 6 punti a disposizione, se li fate potete rimanere lì e a questo punto dovete puntare alla vetta, giusto? Noi il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto la settimana scorsa centrando i playoff matematicamente, oggi un ulteriore passo verso punti di domanda. Ecco, lei che vive da dentro lo spogliatoio, la squadra e tutto, come ha visto i ragazzi oggi nel riscaldamento e soprattutto a fine primo tempo, quando è stato il momento in cui c'è stata la svolta? No, la svolta è stato martedì sera quando abbiamo cercato di preparare al meglio il mister che è l'artefice di questa vittoria. Abbiamo cominciato martedì a preparare questa partita a livello psicologico, perché a livello fisico è tutto l'anno che ci lavoriamo e oggi è venuta fuori quel qualcosa in più che serve per vincere queste partite. Qui con Mattia Castelnuovo, capitano dell'Erbese, da capitano hai visto la squadra andare in vantaggio e poi essere rimontata, come l'avete vissuta questa sconfitta? È una sconfitta amara, mette l'amaro in bocca, siamo partiti non troppo bene come al solito nelle nostre prestazioni e poi vabbè, siamo andati in vantaggio ma si vedeva che non giocavamo il solito calcio, infatti loro ci hanno messo un attimo in difficoltà e hanno pareggiato la gara, poi dopo è stato bravo sia Pozzi che Balzaretti a fare il gol e a finalizzare e noi ci abbiamo messo la volontà ma alla fine il risultato parla chiaro. Il risultato parla chiaro, è arrivato il rimonta per cui sa un po' anche di beffa, però come dicevi te sui due gol forse non potevate nulla, sono stati semplicemente più bravi gli avversari. Sì esatto, se vai ad analizzare la partita loro hanno fatto 2 tiri in porta e hanno fatto 2 gol, noi ne abbiamo fatto 1 e abbiamo fatto 1 gol, abbiamo creato poco in pratica, loro sono stati più bravi a finalizzare, complimenti a loro. Siete arrivati forse qua con quella tranquillità psicologica in più di poter dire possiamo volendo anche perdere o pareggiare o volevate vincerla a tutti i costi? No, non credo che i miei ragazzi siano entrati in campo con questa mentalità. Noi giochiamo sempre per vincere, ovvio, magari la tensione ai più giovani e non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, la testa è già domenica e sono sicuro che ci rifaremo. Thank you.
Siamo qui con Davide Mazzarini, direttore generale del Molteno, forse chi ha costruito questo grande cammino che adesso vi porta a essere a meno un punto. Ci dovete credere per la vetta. Ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto. Traguardo dei ragazzi che hanno raggiunto già prima della partita era un traguardo per noi veramente non prevedibile inizio campionato. Siamo qui, adesso ce la giochiamo senza problemi. Oggi hanno dimostrato i ragazzi di poter competere, abbiamo una rosa valida e fino alla fine proveremo a vedere. Poi tra due giornate tireremo la somma.